Bene, facciamo un applauso a tutti sentito, però io mi avvicino al pubblico perché queste bambine sono meravigliose, sono bravissime, ma non sono finte, hanno anche dei genitori, che mi chiama, non mi il baito. Ecco, quello a caso, da caso, come si chiama? Silvia. Quanti anni ha? Non lo dico. Quanti ne vorrebbe avere? 30. E invidiosa di sua figlia che è veloce, bravissima, danza benissimo? No, assolutamente. Bravissima, una mamma perfetta, facciamo un applauso. Perché bambia così non ce ne sono, così spontanei, così sincere. Però ecco, andiamo alla scoperta adesso, grazie alla nostra Silvia, perché io sapevo dove era prima, però ecco, vi voglio presentare innanzitutto, io sono Vincenzo Lovino, faccio il conduttore per hobby, diciamo ho una trasmissione sui canali nazionali di Canale Italia. Oggi sarei dovuto essere in diretta, ma in effetti abbiamo fatto la registrazione, quindi se vedete il canale 154 sono sempre io, ma registrato. Grazie ancora, proseguiamo senz'altro, ringraziamo i nostri bravissimi cantanti, veramente bravissimi, mi avete convinto, Shallow, Bradley Cooper, Lady Gaga, Rebecca Lovino, a voi. Bene, sempre più convincenti i nostri cantanti, grazie a Rebecca, e adesso abbiamo la fortuna di avere qui con noi Germana Scarazzato, voi ci direte ma come? Ecco, ma perché Germana Scarazzato è talmente importante, è talmente conosciuta che ha un presentatore ufficiale e un rappresentante legale qua che ci dà, ecco, diciamo che Germana è molto attaccata al lavoro e ora ha deciso di delegare il suo figlio Giacomo. Giacomo, che cos'è la danza? Spieghiamo, oggi si usa la danza e la danza del pollice su Facebook, no? Quindi è l'unica danza che molti conoscono, invece c'è la danza come espressione, come collegamento mente-corpo, come comunicazione. Parliamone un po'. Buonasera, innanzitutto siamo entusiasti di poter contribuire a questa serata di beneficenza. E la danza, beh, avete appena visto secondo me il mix di sentimenti, di sentimenti di entusiasmo e soprattutto anche arte. Benissimo, quindi quello che voleva dire Giacomo, che poi Giacomo, insomma, ripeto, come vedete, la danza, talmente amata della danza che addirittura si è infortunato appositamente per farsi vedere, insomma, in questo caso, però, insomma, noi dobbiamo dimenticare, i nostri ragazzi devono fare attività sportiva, la danza vuol dire socializzazione, vuol dire stare assieme, condividere un progetto, un obiettivo, e il problema non sono tanto i ragazzi, ma anche talvolta i genitori che diventano più competitivi dei figli. Io direi che potremmo seguire con la presentazione, ma se i nostri cantanti sono pronti, Ingrid e i suoi allievi, vediamo se cantano anche questa, nella fantasia Morricone abbiamo la nostra Valentina Danieli. Bravissima Valentina, vieni qua, vieni qua, che voglio renderti giustizia, c'è qualcuno che ti ha invidiato, ti faccio prendere fiato, c'è qualcuno che ti ha invidiato, lo vedevo col fisico che cercava di mimarti, ma ahimè, quello che fai non è per tutti, ma invece, ecco, diciamo, facciamo un grande applauso a Daniela, perché Daniela è una ragazza che si mette in gioco con delle PS singole, ma è anche specialmente insegnante. Cosa vuol dire Daniela? Insegnare, ti ha scusa insegnare oggi. Insegnare oggi non è facile, nel senso che i bambini sono tutti diversi, però la cosa più importante è trasmettere l'amore e la passione che c'è per quest'arte. E quindi come reagiscono i tuoi ragazzi a queste sollecitazioni? Poi ecco, prima ho detto una cosa interessante, siamo abituati un po' con gli scopi dei social a pensare un po' singolarmente, invece la danza insegna a stare tutti assieme, quindi a creare questa armonia. Imparare un'arte, ma c'è tutto un lavoro anche di comunicazione tra bambini, di gioco, di imparare a condividere le cose, sono tante cose nella danza, non solo l'arte. Benissimo, un applauso a Valentina, se lo merita, se lo merita tutto, brava, complimenti. E adesso proseguiamo con I Want Great Free Queen, famosissima canzone, Vicente Andrés. Bravissimo Roberto, bravissimo Ingrid, però vorrei anche intervistare Vicente, vieni qua, un applauso a Vicente,
Mi sente neanche... Guarda, abbiamo lo stesso nome, quando penso che saremo 4-5 in merito, in tutto Vincenzo, io, Vincenzo, tu. Da dove vieni? Dal Cile. Benissimo. Ecco, Vicente ha portato la sua esperienza, facciamo un po' più avanti, ha portato la sua esperienza qui a S Dance Studio, quindi tu sei il coach, sei il maestro del tessuto. Sei il maestro di tessuto, attraverso e mano a mano. Bravissimo Vicente, sei tutti noi, perché noi a una certa età, a un certo fisico non abbiamo più coraggio di fare certe cose. E adesso proseguiamo con il burlesque Cristina Aguilera con Arianna Pugliatti, Aurora Palamini, Linda Galazzo e Aurora Geromin. Sì, ecco, innanzitutto volevo, non c'è stato tempo prima di ringraziare Ice Dance Studio Milano che ci ha deliziato con la loro performance di danza. Vorrei convocare qui sul palco i produttori dell'evento, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Giovanni Di Iorio, che vediamo dov'è. Andiamo a recuperare. Poi abbiamo l'ingegnere Ennio Aquilino, che mi hanno detto che è stato l'ex comandante che ora qui in Venezia, che ora è a Napoli, lì, eh? Buonasera a tutti, buonasera Di Iorio. Ecco, poi vorrei anche spontaneamente Piero Frassone della Trident Gas come sponsor. Dov'è Piero? E poi l'amministratore della Cerra Boss. Sì? Ecco, poi inoltre l'ingegner Fabio Dattilo, che è il capo del corpo del Vigili del Fuoco a livello nazionale. Comandante, l'hanno chiamata, chiamato, Bene, manca qualcuno e poi abbiamo, poi convochiamo direttamente la presidente della formazione Elena Previsanato, la Liliana Miatello. Dov'è? La presidentessa. Possiamo spegnere i fari, accendiamo direttamente qua a richiesta se si può. Ecco, innanzitutto io veramente desidero ringraziare il Corpo dei Vigili del Fuoco. Io credo che noi come cittadini ogni giorno non ci rendiamo conto dello sforzo delle forze dell'ordine, dello sforzo di queste persone che con l'abnegazione totale, con anche sprezzo del pericolo e il rischio della propria vita, ci rendono un servizio unico al mondo. Quindi voi in questo senso vi dovete essere orgogliosi di far parte di questo corpo specialissimo. Veramente complimenti a voi. Un corpo che, diciamo, sicuramente non è per tutti, ci vuole spirito di sacrificio. Oggi lo spirito di sacrificio, ahimè, è cosa molto rara. Quindi complimenti a voi, rifatemi un applauso perché ve lo meritate. Senza nulla togliere all'ingegnere Tattico, che sentiamo volentieri per l'ultimo, Di Iorio, la parola è sua, che ci vuole un po' dire com'è la situazione a livello del corpo qui a Venezia, che ci racconti un po'. Ci vuole anche dare i saluti, insomma, parole sue, non serve che tutti gli ex comandanti. E forse anche qualche futuro, ma non diciamo. Io che lei è bravissimo, potrebbe fare il presentatore, no, io non dico già. È bravissimo. Allora vuole sentire Aquilino, lei mi hanno detto che se vogliamo passare il microfono per favore.
Lei mi aveva detto che è da poco a Napoli, vi dica la verità, sente la nostalgia di Venezia. Ecco, adesso vorrei sentire Piero Frasson, che tra l'altro è il patron della Trivencassa, voi sapete, un'azienda leader della provincia di Venezia. Ecco, Frasson, volevo chiedere il motivo per cui la sfida a compiere questo gesto di solidarietà nei confronti della fondazione. Benissimo, grazie Frasson, complimenti, perché so che siete costantemente impegnati sul... siete costantemente impegnati sul sociale, un'azienda, la Trivencassa, leader a livello provinciale, aveva un punto di riferimento per tutte le iniziative sportive, culturali e sociali. Poi abbiamo anche l'altro sponsor, si vuole, abbiamo, se non sbaglio, Cereal Docs, giusto? Si vuole un po' raccontare? Vado, però vorrei che veramente faceste un applauso a tutti questi vostri rappresentanti, perché prima di passare adesso la parola a Luigi D'Attilio, Fabio D'Attilio. Ecco, ingegnere, io prima ho detto una cosa veramente che sento da sempre, perché tutte le forze di polizia talvolta non vengono comprese dalla cittadinanza per lo sforzo e la benegazione, anche il rischio, come si è detto, della propria vita, però i vigili del fuoco sono, secondo me, l'arma che più in silenzio fa un sacco le cose, perché voi intervenite a tutti i livelli, situazioni di pericolo, situazioni di disagio, terremoti, incendi, non è soltanto appunto i vigili del fuoco, ma è tutto il resto. E questa cosa la vedo che la fate sempre, sempre in silenzio, non c'è mai protesta, non c'è mai... Quindi questa cosa veramente mi fa onore, in questo senso lei che è rappresentante nazionale. Ingegnere, volevo proprio sentire la sua opinione. Quindi possiamo portare il vaccine nel contributo, poi sentiremo ovviamente la presidentessa Mirantello. Bene, grazie Presidente. Vogliamo procedere allora con la famosa firma. Eh beh, giusto, lui deve anche a ballare, diciamo. E poi il Presidente a balla. 6.500 euro. Bisogna essere precisi, in effetti, bisogna essere... Ancora un applauso, bravissimo, complimenti ancora anche gli sponsor. Tre linee classiche di prima persona, c'è la dossi con il nostro compagno. Ecco, ci chiamiamo anche la rappresentante della ASS Studio e Ingrid Best, così consegniamo questi fiori anche a loro. Se c'è una rappresentante di Ice Dance Studio e Ingrid Deste, che così consegniamo anche questo omaggio floreale. Vediamo se... ecco, Giacomo, ce la fai? Se vuoi ti do una mano, però vedo che sei veloce, sei più veloce con le stampelle che quando... mezza gamba. Ecco qua, grazie. Residenza Studio e Ingrid Deste, non lo vediamo, adesso c'è qualcuno per noi. Bene, allora, senta Iorio, vuole un po' passare il microfono, secondo me 5 secondi ciascuno, a tutti quanti, un saluto a tutti, visto che lei mi ha portato, è stato più bravo di me, mi ha portato sul palco, cominciamo da lì, 5 secondi, un saluto, un augurio. Allora richiamiamo, perché magari sono scappati. Un applauso, come al solito, quelli che non vogliono parlare si lasciano le parole di più, ma se no si parla come stiamo facendo qua solo, vabbè, ci può stare. Prego, facciamo il passaggio. Bravissima Silvia, Silvia qui al centro, via. Ecco, un applauso alle organizzatrici, Silvia è stata bravissima, adesso anche le sue partner, non so il nome, ma... Silvia,
facciamo ripure l'altra.